Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Probabilmente avrete già sentito parlare di Stranger Things, una serie televisiva molto famosa che racconta la storia di 11, o come viene chiamata nel film dei ragazzi, Undy. La piccola viene segregata in un laboratorio segreto da uno scienziato praticamente fuori controllo che tenta di sfruttare e di aumentare i poteri di questa piccola. A un certo punto la piccola si ribella allo scienziato e fugge via dal laboratorio per poi ritrovarsi con questi ragazzi e stringere con loro un rapporto di amicizia molto stretto. La ragazza sembra che abbia dei poteri di telecinesi, quindi ha la capacità di spostare molti tipi di oggetti, ma può anche fare del male. Molti di voi penseranno che sia solo pura fantasia, anche se ci sono dei casi nel mondo che hanno dimostrato che la telecinesi esiste. I video che seguono mostrano alcuni casi strani, anche spaventosi, capitati su alcuni mezzi pubblici, tra cui un caso di telecinesi. Detto questo, cominciamo. Una ragazza litiga col conducente di un autobus. L'uomo ad un certo punto ferma il mezzo, facendo scendere la ragazza. Anche l'uomo scende e i due si scambiano offese l'uno contro l'altro. Ad un certo punto l'uomo tenta di aggredire la ragazza, che lo respinge usando dei poteri che forse nemmeno lei sapeva di avere. Il collega scende giù per difendere l'amico, ma anche lui viene sopraffatto dai poteri della ragazza. La cosa strana che sembra che la ragazza non si rendesse conto di avere quel tipo di potere. La giovane sembra spaventata da quegli strani poteri. Ad un certo punto si accascia a terra e sembra che abbia una crisi. Molti oggetti intorno a lei vengono spostati da una forza invisibile. Personalmente, se avrei scoperto di avere poteri simili, questa sarebbe stata la mia faccia. A parte gli scherzi, non so quanto di vero ci sia in questo filmato, ma se fosse vero, sarebbe qualcosa di veramente incredibile. Il prossimo filmato mostra una donna mentre viaggia su un mezzo pubblico. A un certo punto sembra che la donna si senta male, chiude gli occhi e incomincia a scuotere la testa di qua e di là e ripete più volte delle frasi praticamente incomprensibili. Tutti i presenti rimangono scioccati da quella scena. A quel punto uno dei passeggeri si avvicina alla donna, cercando di capire cosa stesse succedendo. La donna si rivolge all'uomo, parlandogli in una lingua strana. A quel punto l'uomo poggia la sua mano sulla testa della donna, recitando una preghiera. Non si sa come sia andata a finire questa storia. Una cosa è certa: questo video è veramente spaventoso. Vi è mai capitato di prendere l'autobus o il pullman? E magari avete pensato anche per un breve istante che l'autista fosse ubriaco o avesse in mente di fare qualcosa di stupido. Bene, questo è quello che è successo a questo mezzo di trasporto pubblico. L'autista pensava di fare in tempo a superare il passaggio livello. Purtroppo per lui le cose non sono andate proprio come pensava. Proprio mentre sta per attraversare i binari, le sbarre si abbassano, bloccando il mezzo a due passi dal passaggio del treno. Per fortuna si ferma appena in tempo. Se si fosse fermato altri 5 o 10 centimetri più avanti, sarebbe successo un disastro. Spero che i video vi siano piaciuti. Fatemi sapere in quale di queste tre circostanze vi sarebbe piaciuto essere presenti. A me personalmente la ragazza con i poteri. Il video finisce qui ragazzi. Noi ci vediamo sabato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Alla prossima. Ciao.